Siamo alla Fiera della Sostenibilità a Fano, con noi c'è Mazza Michele, volontario dell'associazione Valle Metauro, Ferrovia Valle Metauro. Voi volete ripristinare quindi la ferrovia che porta da Fano a Urbino. Sì, noi è 12 anni che stiamo presentando progetti e stiamo sensibilizzando l'opinione pubblica per tentare di ripristinare la ferrovia che è chiusa per motivi così futili, senza uno studio serio, solamente perché quella volta forse dava fastidio qualche passaggio a livello e non era stata sufficientemente modernizzata, per cui siamo ancora su quella scia da 12 anni e cercando di far capire alla gente, alla politica, l'importanza del ripristino di quella ferrovia. Oggi stiamo raccogliendo le firme servono al censimento dei luoghi del cuore del FAI, che il FAI, il Fondo Ambiente per l'Italiano, sta sostenendo la nostra campagna e quindi dobbiamo raccogliere più segnalazioni possibile per far vedere che questa ferrovia è sentita. Poi il FAI provvederà a trasmetterla ai sindaci, ai presidenti delle province e della regione. E questa è una cosa importante, io spero che tutti, se non hanno modo di firmare attraverso i nostri banchetti, vadano sul sito del FAI, sui luoghi del cuore e segnalino la ferrovia Fano Urbino, bisogna registrarsi. Anche alle poste vedo che danno delle cartoline da finire di compilare e poi spedire per questa cosa. Sì, in qualche ufficio postale si trova, oppure nelle filiali di Banca Intesa, che è uno sponsor dei censimenti dei luoghi del cuore. E ripristinando poi questa ferrovia si vedrebbero anche dei paesaggi che un po' si perdono, un po' tra la superstrada e altre cose, insomma, vedere paesaggi diversi sarebbe bello. Allora, diciamo, in Italia ancora non c'è la cultura del paesaggio dal finestrino. Se voi andate in Svizzera, per esempio, e anche nei treni moderni, le ferrovie costruiscono dei treni sempre con vetri più grandi, in modo tale che si può ammirare il paesaggio e che effettivamente guardare il paesaggio da un treno fermi seduti, si può spostare da una parte all'altra, la cosa migliore che si può fare. Non a caso ferrovie come il trenino rosso del Bernina, se ci andate, che va da Tirana a St. Moritz, è pieno di turisti che si sposta da un posto all'altro per vedere i paesaggi, e la nostra ferrovia secondo me può essere simile a quella. Quindi ci sarà anche forse un ritorno economico, non solo paesaggistico e di bellezza. Paesaggistico indubbiamente, perché la ferrovia è l'unico mezzo che occupa meno spazio per il trasporto, quindi bastano pochi metri e la ferrovia passa. È inserita benissimo nel paesaggio, i ponti arricchiscono il paesaggio stesso e sicuramente il ritorno turistico è notevole. Noi facciamo sempre l'esempio della Merano Malles, che è una ferrovia dismessa come la nostra e poi ricostruita. Adesso ci passano mediamente quasi 3 milioni di passeggeri l'anno, di cui il 40% è pendolari, studenti, lavoratori, che bisogna pensarci che anche questa ha bisogno di muoversi. L'altro 30% è il turismo, quindi più o meno 1 milione di turisti l'anno recuperati, e il resto è gente che si sposta per il proprio tempo libero, che spesso ha fatto meno anche della seconda macchina da quanto c'è la ferrovia. Quindi anche un ritorno economico familiare. Quindi ci auguriamo che questa cosa venga presa a cuore un po' da tutti. Ah, lei ci diceva c'è una festa adesso a ottobre? Sì, la stiamo programmando, sarebbe la 13ª festa della stazione a Fermignano. Invitiamo tutti a venire, anzi se avete modo di guardare il sito internet, guardate un po' come si svolgevano quelle dell'anno scorso. Probabilmente presenteremo l'associazione Trenazzurro di Rimini, perché il Trenazzurro era il treno che collegava Rimini a San Marino, quella dopo la seconda guerra mondiale fu bombardata e non fu più ricostruita per motivi banali anche quella, se non che San Marino, che ne ha ancora circa 800 metri sano, ha ricostruito il binario, ha rimesso in ordine di marcia le locomotive e ci verrà a dire: ma voi che l'avete tutta, l'avete ancora tutta sana, ma perché non la ripristinate? Volevano ripristinare la ferrovia ma come pista ciclabile, voi invece cosa proponete? Ma noi riteniamo che sia irrazionale sostituire una ferrovia a una pista ciclabile. Si potrebbe fare se fosse impossibile ripristinare, il che non lo è. Le piste ciclabili sono importantissime, quindi la nostra proposta è quella di farla a fianchi, strade poderali, vicinali, e poi incrementare le piste ciclabili che dalla stazione vanno verso posti interessanti, quali possono essere parchi, località turistiche, località religiose, monti, le Cesane, abbiamo per esempio la Gola del Furlo. Questa è la nostra proposta. Bene, grazie. Ok, grazie a te.